Bene, benvenuti e benvenute in sala del Tricolore. Buongiorno a tutti. Permettetemi di fare innanzitutto una serie di saluti e di ringraziamenti all'inizio di questa mattinata. Il primo saluto, il primo ringraziamento che vorrei fare per essere qui con noi oggi è appunto a Paolo Borrometti, e lo voglio fare soprattutto per la sua integrità, il suo impegno, il suo coraggio che lo rende oggi un protagonista importante, una testimonianza importante al fianco di tutti coloro che ogni giorno in questo paese sono con la propria faccia, con il proprio coraggio impegnati contro ogni tipo di infiltrazione mafiosa, ogni tipo di organizzazione criminale. Credo insomma che voglio ringraziarlo personalmente anche a nome dell'amministrazione di tutta la città. Paolo Borrometti oggi ha già iniziato, credo ieri, una prima iniziativa, oggi ne faremo una seconda, sempre qui in comune assieme al mondo economico, e poi ce ne sarà una terza, se non vado errato, con i ragazzi di via Cassoli 1. E vorrei anche qui semplicemente fare un inciso dicendo che anche quello è un momento simbolicamente molto potente, perché via Cassoli 1 era una sala slot, era una sala abusiva. Il Comune ne contestò l'abusivismo, il Comune arrivò alla fine di un lungo contenzioso a sequestrare quella sala, in un lungo contenzioso dove all'amministrazione sono stati contestati risarcimenti danni per oltre 30 milioni di euro. Alla fine abbiamo vinto e oggi in quella sala, in quella ex sala slot, c'è un centro giovani con 10 associazioni giovanili, tra cui anche Libera. Là dove prima c'era l'illegalità, oggi c'è la legalità; là dove prima c'era il gioco d'azzardo, oggi ci sono i giovani e il futuro. E quindi credo che questo sia molto importante, perché non si tratta soltanto in una città di fare delle cose, ma si tratta anche di fare delle cose che dietro di loro hanno un senso valoriale molto forte. Un saluto e un ringraziamento lo voglio fare ad Agende Rosse, che di fatto è il promotore e l'organizzatore di questo momento, e naturalmente a tutti i relatori, ai giornalisti, Paolo Bonaccini, a Sabrina Pignedoli, che poi guidati da Stefano Morselli interverranno in seguito. Un saluto a Manuel di Libera e naturalmente all'assessore Natalia Marmotti. È la terza volta, credo, nell'arco di una decina di giorni che noi ritorniamo in questa sala che è la sala del Tricolore, momento, luogo storicamente, istituzionalmente rilevante, non solo, lo dico ai ragazzi più giovani, ma non solo nella storia di questa città, ma nella storia di questo paese, perché come ho detto più volte, in quel 7 gennaio 1797 non nasce soltanto una bandiera, ma in quel 7 gennaio 1797 da Reggio Emilia si muove un primo passo di un processo repubblicano e democratico di piena conquista di un concetto di Stato di diritto, che in fondo è poi ciò che oggi noi siamo qui a promuovere, a difendere e a tutelare. Ed è, dicevo, la terza volta, pochi giorni fa lo è stato con la testimonianza importante di Don Ciotti per i 10 anni di Libera. Ieri l'altro dovevamo essere qui con il procuratore Caltanissetta, Nino Di Matteo, poi per ragioni personali la cosa è stata rinviata. E qui credo, fatemelo dire, c'è un aspetto concreto che possiamo già testimoniare, perché ce lo eravamo detti anche nelle settimane, nei mesi scorsi, che la cosa fondamentale di questa città era quella di non abbassare la guardia e di non cadere alla tentazione di nessun tipo di, come dire, di rischio di riflusso all'indomani della sentenza di Emilia. Credo che la reazione di tutti, del mondo istituzionale, della comunità, del mondo economico, della stampa, delle scuole, sia stata una reazione di grande reattività, di grande consapevolezza, a testimoniare la volontà di un impegno che continua e di una battaglia che non è finita. E lo voglio dire, permettetemi, al termine anche di una settimana un po' particolare, che ci ha messo anche un po' in ansia a un certo punto per la sorte, la vita stessa di alcune persone che sono state per ore sequestrate all'interno di un ufficio postale di questa città. E quindi dalla mia funzione istituzionale sento il dovere, anche se l'ho già fatto, di ribadire un ringraziamento
per la fermezza, la professionalità con cui hanno gestito ogni minuto di quella fase, al colonnello dei Carabinieri, all'arma dei Carabinieri, a tutti i nuclei speciali coinvolti, a tutte le forze dell'ordine che quel giorno hanno dimostrato che lo Stato c'è, in questa città lo Stato c'è. E lo hanno fatto, e naturalmente un pensiero va, e li incontrerò peraltro nei prossimi giorni qui in comune, a quelle persone che erano dentro quell'ufficio postale e che hanno reagito con altrettanta fermezza, con altrettanto equilibrio e per le quali siamo stati tutti in ansia per molte ore. Le cose si sono chiuse al meglio, ma è chiaro che anche il passaggio stesso di questa settimana è qui a dimostrarci, a testimoniarci come questo percorso deve continuare e come la guardia non va abbassata. Chiudo questa mia breve introduzione dicendo solo questo, che come già è stato detto a più riprese, questo percorso, questo cammino, questo impegno interroga tutti, certamente continua ad interrogare le istituzioni, gli enti locali, che devono chiedersi ogni giorno che cosa in più devono fare per creare condizioni di prevenzione, di contrasto ad ogni tipo di illegalità, ma soprattutto ad ogni tipo di infiltrazione delle grandi organizzazioni criminali nei nostri territori, che lo devono fare con umiltà, con la consapevolezza che questa partita non è mai chiusa in pieno, ma interroga quel mondo economico che incontreremo oggi pomeriggio, perché in fondo il processo Emilia ci dice che una parte del mercato, dell'economia del nostro territorio per troppo tempo è stata contaminata da modalità relazionali economico-commerciali assolutamente inaccettabili, e interroga naturalmente tutti quanti i soggetti pubblici e privati di una comunità con una prospettiva che io credo noi dobbiamo tenere e che è l'investimento sui nostri ragazzi, sulla loro educazione, sulle scuole, dove da lì innanzitutto nasca quella cultura della legalità, quella piena adesione ai principi di legalità, il pieno rispetto delle regole che non sono, come dire, un ostacolo che ogni giorno qualcuno ci chiede di affrontare in un paese dove troppo spesso si cerca la via facile della furbizia e magari anche di qualche condono, ma le regole più in generale le leggi sono il perimetro fondamentale che stabilisce le condizioni pacifiche di una condizione civile all'interno di una comunità. Grazie e buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti, sarò brevissimo anche perché dopo lasciamo i lasci saluti più formali per ricordare tutti a Marga che è stata molto precisa nel ricorderà le persone che sono qua coinvolte. Di questa mattinata vorrei solo sottolineare due cose. Io appunto ho il piacere, l'onore e l'onore di rappresentare Libera Reggio Emilia, ormai da qualche anno Libera Reggio, cioè da 10 anni. E fra tutti i temi che noi abbiamo sempre un pochino cercato di portare avanti, due sono sicuramente presenti qua oggi. Una è l'informazione, perché comunque il tema dell'informazione è fondamentale, perché sono un semplice cittadino, dico semplice nel senso che non riveste magari particolari, non può avere un'informazione libera e indipendente e non ha il diritto di informarsi, farà fatica anche a compiere quelle scelte che sono la prima misura veramente per contrastare l'illegalità e di conseguenza le mafie. E quindi è fondamentale anche ascoltare queste storie di queste persone che hanno deciso di fare le loro professioni in maniera retta e corretta, perché comunque il processo Emilia ha anche dimostrato che alcune persone invece hanno utilizzato il loro potere comunicativo in maniera sicuramente scorretta, se non addirittura in maniera criminale. La seconda è l'essere qua in tante anime, nel senso che da questa parte come organizzatori siamo in tanti, siamo diversi, abbiamo tante provenienze. E se spesso sottolinea come effettivamente loro, i criminali, sono molto bravi a fare sistema, tant'è vero che la camorra è proprio chiamata così, spesso si un po' accusa anche tutta l'antimafia sociale di essere un po' divisa e divisiva e autoreferenziale. E direi che forse qua a Reggio Emilia invece stiamo anche portando avanti questo laboratorio
perché è un fare le cose assieme e avere una tensione verso un obiettivo comune, che è appunto quello di riuscire a sconfiggere questa illegalità. Assieme ai ragazzi, ci fa molto piacere che le classi siano tante, lo ricordo sempre, non è scontato che gli insegnanti dedichino del loro tempo, anche se forse dovrebbe essere così perché è nei programmi la legalità e l'antimafia, però non è sempre scontato, quindi bisogna sottolineare l'impegno di questi insegnanti e chiedere ai ragazzi veramente di riconoscere questo sforzo e di prenderlo a piene mani, perché non è scontato appunto e non è semplice, sono possibilità che vi serviranno, ma non in futuro, adesso. Anche perché spesso si tende sempre a dirvi che siete il futuro, soprattutto magari in Italia, dove non è sempre un paese a misura di giovane, però effettivamente il presente è qua, voi vivete qua adesso, voi siete grandi, andrete a votare, farete le scelte, e quindi sicuramente avere un pensiero critico e aiutarlo anche l'informazione libera è sicuramente fondamentale. Quindi io finisco, anche perché ci sono altre voci molto più autorevoli, con storie molto interessanti e molto utili per essere ascoltate, quindi passo la parola a Maria. Grazie. Sono emozionatissima. Ve lo dico perché così calo un po'. Allora, io sono Marco Maria Venturi, sono del movimento Agende Rosse Rita Atria di Reggio Emilia. E il nostro movimento nasce per cercare la verità nella strage di Via D'Amelio, dove Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta hanno perso la vita. E siamo a Reggio Emilia da un po' di tempo, da un po' di anni, e qualcosa riusciamo a farlo. Abbiamo voluto questa magnifica sala tricolore per Paolo Borrometti, perché Paolo Borrometti se la merita e noi ce l'abbiamo fatta. Grazie. Ringrazio lui e gli uomini della sua scorta che sono qui. Do il benvenuto a Sabrina Pignedoli, a Paolo Bonaccini, a Stefano Morselli. Poi ringrazio Libera per questa bella collaborazione. Veramente costruire questi tre eventi che avremo nel corso della giornata con Libera e con Manuel Masini è stato veramente un piacere, veramente un piacere. Do il benvenuto alle giovani e ai giovani delle scuole, con alcune scuole, o forse con tutte, ma però sicuramente con due, perché io ero presente. È stata fatta una ricerca su Paolo Borrometti per conoscerlo bene prima di arrivare qui, e ci saranno dei ragazzi che avranno dei quesiti da portare, ce lo auguriamo, avrete uno spazio per voi. Volevo dire che le scuole sono l'Istituto d'Arzo, che credo di Montecchio, che comunque sono quelli che vengono forse da più lontano, dico bene? Ecco, poi c'è la Filippo Re, poi c'è il Bus Pascal, il Laboratorio Avanzato di Cittadinanza e l'Istituto Tricolore. L'ho lasciato per ultimo perché forse ci sono dei ragazzi che ci siamo visti da poco, abbiamo fatto qualche incontro con loro. Ringrazio l'Ordine dei giornalisti che sono qui con noi, e ringrazio l'amministrazione comunale, in particolare Paola Cristofori, che ci ha dato un validissimo aiuto, e Pamela Ferrari.
adesso ascoltiamo Valeria e Giada. Thank you.
lontano, ciò dice. Che provava a fare con il suo dovere, che metteva i mafiosi in galera, però diceva che le galere non bastavano, che c'era dell'altro, che il problema è un'infiltrazione nello Stato, un'infiltrazione nella nostra mentalità. Ci vorrebbe, diceva, un movimento culturale e morale che coinvolga tutti, soprattutto le giovani generazioni che sono le più pronte a sentire il profumo della libertà, a rifiutare il puzzo del compromesso sociale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Borsellino confessava: è bene morire per quello in cui si crede. Chi ha paura muore tutti i giorni, chi non ce l'ha muore una volta sola. E detto da uno che è stato ammazzato fa una certa impressione. Io invece non sono un eroe e non voglio neanche esserlo, io voglio campare fino a 100 anni come mia nonna. Però una cosa a scuola l'ho imparata, che le città sono città dove la gente si incontra. Non è mica il feudalesimo, sono le strade, le piazze, i giardini, gli asili. Non sono mica i detti, i muri, i muretti, le recinzioni con i fucili dove io comando qua e tu comandi là. E se non mi vedi tra i piedi è anche meglio, eh? Un giorno ho sentito un soldato che diceva: il comando è un'altra cosa. Le ho sentite quelle parole, diceva esattamente così. Potere può essere sì un sostantivo del nostro vocabolario, ma è anche un verbo. Potere. L'ho sentito questo verbo potere. Poter sentire, poter parlare, poter vivere. Poter guardare in faccia i giovani per trasmettere loro una vita di sacrifici e di rinunce, ma anche di pulizia, o sentirci tutti uniti in una convivenza, in una società che è fatta di tante belle cose, ma soprattutto del lavoro di tanti, operai, impiegati, dirigenti. E non era mica un soldato semplice. Era il generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Belle parole, sì, belle, ma mica facili. Dovremmo cambiare la testa di tanti, di troppi, di tutti quelli che scambiano potere per comandare. Mi sa che se non cambiamo tutti noi non si cambia proprio niente. E lo diceva la mia maestra, si chiamano rivoluzioni, quando in tanti cambiamo idea, allora sì che si cambia davvero, e si sta anche meglio, e si guadagna di più, perché a lavorare da soli non si fanno i soldi. Io però da sola posso fare ben poco, anche se Don Pino Puglisi sempre affermava che se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto, molto di più. Io non credo di poter fare granché. Un giorno glielo voglio dire a quel mafioso: tu comandi in quella strada, ma io che sono libera prendo tutte le strade che voglio.
Un bel sogno, eh? Un bel sogno, chissà se ci riuscirò mai. Ma... cos'è che diceva quel... Goethe, si chiama così? Qualunque cosa tu possa fare o sognare di poter fare, comincia da ora. Che coraggio, hai sincero, potere e magia. Comincia ora. Beh, facile per lui. Qui è tedesco, mica ce l'hanno la mafia là. Beh, forse qualche mafioso ce l'hanno anche là, ma non è mica come qua. Dove se non sei figlio di qualcuno sei uno sfigato, come dicono alla televisione. E tutti ti passano davanti e ti dicono che non gli importa niente, che sono affari loro, che è cosa loro, cosa nostra. Ma a proposito di coraggioso e di fare il proprio dovere, sempre e comunque, Paolo Borrometti. Molti lo definiscono coraggioso. Ma lui sono coraggioso, ha qualcosa da ridire. Lui si definisce un giornalista. E un giornalista guarda quello che accade e tenta di raccontarlo. Per questo non ama definirsi coraggioso. Lui ama definirsi una persona che alla sera torna a casa, si guarda allo specchio e sa di aver fatto unicamente il proprio lavoro. Figlio unico, suo padre è avvocato e sotto questo aspetto ha deluso le aspettative familiari, ma fin da giovane ha sentito, ha studiato, si è innamorato della storia di un collega giovanissimo che si chiamava Giovanni Spampinato, uno dei tanti giornalisti che è morto sotto colpi di mafia e terrorismo nella provincia di Ragusa, un territorio più a sud di Tunisi, tanto per comprendere, una realtà, quella di Ragusa, la più ricca di Sicilia, in cui si pensava che la mafia non esistesse, credevano di essere autoimmuni, e questa autoconvinzione non ha fatto altro che favorire gli insediamenti mafiosi. E Giovanni Spampinato, morto nei primi anni 70, era un giornalista e Borrometti lo definisce bolide perché la stragrande maggioranza dei ragusani non conosce la sua storia, neanche degli italiani, e per chi la conosce dice che Spampinato se l'è cercata. Ecco, questa frase è una frase che, ecco, Borrometti ancora non ha accettato, gli fa un po' caponare la pelle. Perché Giovanni Spampinato faceva un giornalismo d'inchiesta, un giornalismo che tentava di raccontare una realtà che doveva essere raccontata in tutta la sua interezza. Le cose belle della provincia di Ragusa sono bellissime, architettonica, paesaggistica, culturale, ma anche il cancro degli insediamenti mafiosi. E lo hanno ammazzato. E non si sa chi. E anche Borrometti non sa chi ha dato fastidio, perché ancora oggi non può guardare negli occhi chi il 16 aprile del 2014 lo aggredì vilmente alle spalle. Leggo il tuo post è quello che nella vita credo che tu faccia. Intanto mi presento, sono Francesco De Carolis, da come si dice, fratello di Luciano. Ora che un pezzo di merda ti dico una cosa su mio fratello, così a me non la smetto, perché la prossima volta ti vengo a cercare fino al cuore di tua madre, di tua moglie, e
Vincenzo, io non vuoi che da un conto. Giuro, giuro, ma con tutta la mugna da pace del mannaro ospedale. Beh, devo perdere il nome mio, se non ti tendo la mandibola te la metto dietro. Tu sei un essere spregevole, tu sei un essere che punta il dito alla gente e basta. Sei uno che giudica, giudica solamente e basta. Hai capito? Ora ti lascio. Oh, e non scordare di quello che ti ho promesso. Nomina nuovamente mio fratello, che oggi è la corona della mia testa, la torpedo la già mi ha fatto colette, un gran pezzo di merda. Appena vedo di nuovo la mia faccia di mio fratello, non ho che con tutti, nel cazzo in casa, nella casetta passato. E poi mi denuncio con sta minchia, con le mani non c'è le cazzo, la cazzo di merda, te lo dico già subito. Il 16 aprile del 2014 stava andando come ogni giorno a dar da mangiare al suo cane nella casetta di campagna dove appunto stava. E due uomini incappucciati, mentre riponeva la ciotola del cane, lo aggredirono da dietro. Gli hanno ridotto una spalla in frantumi. Ancora oggi ha una menomazione del quasi il 30%. E gli hanno detto, non ti sei fatto i fatti tuoi. E questo è stato lo spartiacque della sua vita. Perché fino a quel momento non si era resa conto di quello che stava succedendo, di quello che stava accadendo. E i giorni successivi, quel 16 aprile, furono drammatici. Perché Borromiti si rese conto che stava facendo unicamente il proprio dovere. E quel dovere l'aveva ridotto in quello stato. I genitori gli dicevano di stare attento, di pensare, di riflettere a quello che stava facendo. E dopo i primi consigli la vedeva che la paura che era nei loro occhi, che era anche la sua, che è la paura di tutti quelli che stanno vicino. Ma c'era anche la voglia di starla accanto, perché sapevano che Borromiti non stava facendo nulla di eroico, nulla di esemplare, stava facendo unicamente il proprio lavoro. Un lavoro magari diverso da quello che loro sognavano per il proseguimento della dinastia familiare, ma un lavoro ovviamente dignitosissimo come qualsiasi altro lavoro. Paolo Borsellino spesso diceva: un uomo si uccide in due modi. Primo fisicamente e poi con l'isolamento. Borromiti li ha provati tutti e due. Dopo quell'aggressione, prima gli ha detto che se l'era inventata e poi, davanti all'evidenza dei fatti, gli ha detto che era una questione di femmina. Gli abbiamo chiesto, ma com'è vivere con la scorta? Sia una
sono da 3 anni e sogno una passeggiata al mare, mano con la mano con una ragazza. Sogno di poter uscire all'improvviso a prendere un caffè senza organizzarlo. Ma tutto questo non mi ha concesso. Io però non amo drammatizzare, io amo ringraziare queste persone che mi sono accanto. Io so che un giorno finirà. Forse non sono libero fisicamente, ma ho una libertà più grande che quella di parola, che è una libertà straordinaria. È il mio lavoro. Io non mi sento particolarmente coraggioso nel farlo bene, ma la criminalità, la corruzione non si combattono soltanto con i carabinieri. La gente per scegliere deve sapere, deve informarsi. E quel che un giornalista deve fare è questo, informare. Io so che un giorno finirà. Thank you.